Consiglio Giorgia Meloni a Cutro per il CDM, tra proteste e pochi applausi. Blitz contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro, 49 arresti. A Reggio Calabria sfilata di Fiat 500 e auto d'epoca per la festa della donna. A Gerace le riprese del film Il mio posto è qui, di Bortone e Porto. Salve e ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo del Comune di Cutro, dove ha presieduto il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno un decreto legge sui flussi regolari di migranti e il contrasto all'immigrazione irregolare. All'arrivo dei ministri a Cutro, un gruppo di manifestanti ha urlato vergogna e hanno lanciato diversi pupazzi in peluche. In una Cutro blindatissima per il previsto Consiglio dei Ministri non si sono radunate solo le forze dell'ordine. Lungo il tragitto che ha percorso la Premier Meloni e i suoi ministri sono stati tanti i manifestanti che hanno voluto dimostrare il loro dissenso all'operato del governo. Non solo scritte contro il ministro Piantedosi, fatte con le bombolette spray lungo i muri della strada che collega la 106 al paese, ma anche lanci di peluche, metafora dei tanti bambini che sono annegati nel naufragio di domenica 26 febbraio. Sono soprattutto esponenti dei COBAS, del sindacato USB e del gruppo Fabbricando l'Avvenire, costituito da ex dipendenti della Pertusola Sud di Crotone, l'industria chiusa da anni, che con megafoni hanno accompagnato il corteo delle auto urlando vergogna. Quello che ci troviamo ad affrontare oggi è una vera e propria strage di Stato ed è di questo che dobbiamo parlare. Le dichiarazioni del governo rispetto al fatto che queste persone non dovrebbero partire sono pura follia. Stiamo parlando di un governo che ha fatto una campagna politica, una campagna elettorale discriminatoria, razzista, cercando di recuperare voti, innescando l'odio delle persone, criminalizzando gli sbarchi, criminalizzando i migranti, colpevolizzandoli perché scappano da guerre, da povertà, da fame. Alle 4 di mattina non si telefona ad un pescatore per andare a vedere chi c'è in mezzo alla strada, si attivano i soccorsi, si attivano tutti i soccorsi, quindi questa è una strage di Stato cui devono pagare. E noi siamo qua oggi a dire a questo governo che come loro hanno respinto i migranti, respingeremo noi loro in qualche modo. Questa occasione però ha dato anche lo spunto per rivendicazioni di altra natura, portando il discorso sul tema del lavoro che manca in quelle zone. Questo territorio è abbandonato, noi sappiamo quali sono le condizioni di lavoro che troviamo, sappiamo qual è la disoccupazione, sappiamo la deindustrializzazione di Crotone, cosa ha portato, e in tutti questi anni non è venuto nessuno. Vengono oggi per fare il braccio di ferro con l'Unione Europea e con gli altri partiti, per portare avanti la loro linea criminale sull'immigrazione. Ma noi lo sappiamo, la stessa politica criminale che abbandona i migranti in mare, abbandona noi meridionali qui, in condizioni di vita schifose, con condizioni di lavoro di merda, ci abbandonano qui come abbandonano loro. Quindi non possiamo stare zitti. Siamo poveri, ma dove mangiano due, mangiano tre, mangiano quattro? Non lasciamo nessuno a mare noi. Una scritta contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stata fatta su una parete lungo la strada che collega la statale 106 a Cutro. Dopo il naufragio del barcone di migranti del 26 febbraio che ha provocato 72 morti. Cutro non difende Piantedosi è la frase scritta da ignoti lungo la strada. Sulla strada che conduce a Cutro poi altre scritte lasciate da ignoti. In una c'è più 72 con una croce a seguire Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan, abbandonati a se stessi. Poi ancora il governo arriva, i morti rimangono, benvenute in Italia. Anche Cutro è un comune italiano e infine la loro speranza è uguale alla nostra. Le scritte sono state già coperte. Operazione Ibris della Procura di Reggio Calabria. I carabinieri hanno arrestato 49 persone e sequestrato beni per €1 milione. Maxi operazione della Procura di Reggio Calabria nei confronti di 49 persone legate a vario titolo alla cosca dei Piromalli, che agisce soprattutto nella zona della piana di Gioia Tauro.
34 persone sono finite in carcere e 15 agli arresti domiciliari, accusati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni da guerra, estorsioni, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti, importazione internazionale di sostanze stupefacenti. I provvedimenti scaturiscono da una complessa attività investigativa condotta dal nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Gioia Tauro tra il 2020 e il 2021, che partendo dall'osservazione del territorio in cui la cosca è predominante, ha permesso di accertare il controllo minuzioso della piana effettuato dai componenti della cosca Piromalli, che gli consentiva di conoscere ogni singola iniziativa economica. Quelle non compiacenti o reticenti subivano danneggiamenti, le altre comunque erano costrette a pagare la cosiddetta guardiania. Cosa analoga succedeva per gli immobili messi all'asta. Chi non era gradito agli esponenti della malavita locale veniva preventivamente scoraggiato a partecipare. Oltre agli arresti si è anche provveduto al sequestro preventivo di una ditta con il relativo compendio aziendale, attiva nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, e di due proprietà immobiliari utilizzati per agevolare l'attività criminale della cosca e che rappresentano il profitto delle medesime attività delinquenziali, per un valore complessivo stimato in 1 milione di euro. Una donna di circa 30 anni è stata ricoverata in condizioni giudicate serie dopo essersi ustionata a seguito di un incidente domestico. Il fatto è successo a Maierato nel Vibonese. La donna, mentre tentava di accendere il fuoco in una stufa usando dell'alcol etilico, è stata investita in pieno dalla fiammata di ritorno che le ha provocato ferite su tutto il corpo. I sanitari del 118, intervenuti sul posto in considerazione della gravità delle ustioni, hanno richiesto l'invio dell'elisoccorso che ha trasportato la donna in un centro specializzato al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nuovo campo sportivo a Natile di Careri nel Regino, un sogno che si realizza per i tanti giovani del comprensorio della Locride, un'opera concepita tanti anni fa che rischiava di rimanere incompiuta. È un sogno che si realizza per Natile per i tanti giovani del comprensorio. Così il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace è intervenuto durante il sopralluogo sul campo sportivo di Natile di Careri. Insieme al consigliere metropolitano delegato Domenico Mantegna, Carmelo Versace ha incontrato gli amministratori locali per fare il punto della situazione sul completamento di un'opera concepita ai tempi in cui esisteva la provincia, ma che rischiava di rimanere incompiuta. All'inizio di questa consiliatura, ricordato così il sindaco facente funzioni, una delle prime ricognizioni sul territorio effettuate con il sindaco Giuseppe Falcomatà e col consigliere Mantegna, che è stata proprio questo, che è il luogo ancora tutto da scoprire. Ci troviamo di fronte in questo posto, diciamo, ancora tutto da scoprire nel comune di Natile Careri. Eravamo insieme al consigliere Mantegna all'inizio di questa consiliatura, quando uno dei primi sopralluoghi che abbiamo fatto con l'avvocato Falcomatà e con l'amministrazione comunale, con l'assessore Amato, il vice sindaco. Ecco, uno dei sogni, diciamo, di questa amministrazione era quella di poter realizzare finalmente un centro sportivo all'altezza di quest'area. E oggi siamo qui per dire che quell'impegno che avevamo preso allora con l'avvocato Falcomatà trova concretezza fattiva con un finanziamento certo che siamo riusciti a acquisire con il credito sportivo, e un ringraziamento quindi va fatto anche all'architetto Mezzatesta e a tutto il suo staff che sono stati messi nelle condizioni di poter lavorare e di mettere a disposizione quello che prima era soltanto un sogno per questa realtà, per questa comunità, e che oggi invece riesce ad avere una maggiore concretezza. Da qui a qualche giorno presenteremo il progetto in maniera ufficiale presso il Palazzo Alvalo, dove insieme ai nostri tecnici avremo modo anche di illustrare quello che sarà l'opera che ne verrà fuori, e speriamo che da qui a qualche tempo, ecco, possiamo essere anche quelli che inizieranno, diciamo, a solcare, diciamo, questo terreno di gioco, e quindi inaugurarlo con i tanti ragazzini che speriamo possano appunto partecipare in maniera attiva a una vita sociale che purtroppo gli è stata per troppo tempo probabilmente negata,
Ecco, oggi possiamo dire che questa è un'altra delle promesse mantenute della città metropolitana, e quindi il merito va condiviso con tutti i colleghi che hanno collaborato, in primis con l'avvocato Falcomatà, che in maniera importante ci ha creduto, e noi insieme a lui. E di circa 12 milioni di euro il tesoretto della Regione Calabria per garantire nuove rotte da e per l'aeroporto di Reggio Calabria. 3 milioni di euro i voli su Bologna, più di 4,5 su Torino e altri 4 su Venezia, e la distribuzione del tesoretto della Regione Calabria per garantire nuove rotte da e per l'aeroporto di Reggio Calabria. I bandi per l'affidamento in regime di oneri di servizio pubblico sono operativi. I vettori interessati potranno presentare le loro offerte entro il 24 aprile. Toccherà poi a ENAC, titolare della procedura, valutarle e procedere alle assegnazioni, con l'auspicio dell'utenza ma anche della Regione Calabria, che l'iter vada a buon fine, una soluzione per il rilancio dell'aeroporto dello Stretto, che non dispiace neppure alla Regione Siciliana, se è vero che nel decreto di imposizione a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si dà atto che non ha espresso alcuna osservazione contraria sul contenuto. Che l'utenza messinese d'altronde sia fortemente interessata al potenziamento dello scalo, che non a caso si chiama dello Stretto, non è una novità. Possono far gola le tariffe agevolate previste dai tre bandi. Il tetto massimo è di 40,12 euro per i residenti a Messina e di 50,12 per i calabresi, ai quali vengono equiparati diversamente abili studenti universitari fino a 27 anni, giovani da 2 a 21 anni e over 70. Va da sé che dal buon esito di un'operazione fortemente voluta dal governo regionale calabrese guidato da Roberto Chiuto passi il destino dell'aeroporto di Reggio Calabria, oggi anche a causa delle limitazioni operative sull'orlo del baratro, con voli pochi e costosissimi solo su Roma e Milano. I bandi prevedono per ciascuna nuova tratta un minimo di 3 collegamenti settimanali di andata e ritorno in giorni diversi a discrezione della compagnia. Fatti due conti, risulta un totale minimo di 312 voli all'anno, con vettori da 133 posti. L'inizio presunto è del 27 maggio e si andrà avanti per 2 anni rinnovabili. Il centro di aggregazione sociale di Vibo Valentia ha celebrato l'8 marzo raccontando storie di donne impegnate sia in politica che nel sociale. Tra i tanti modi di festeggiare l'8 marzo, il Centro di Aggregazione Sociale di Vibo Valentia ha scelto quello di raccontare donne impegnate nel sociale e nella politica. Un confronto a più voci che ha reso il quadro di una situazione che può cambiare solo se guardata con sguardo femminile. Ho voluto questo incontro puntando appunto della donna impegnata nel sociale con relatrici che sono presidenti o fanno capo a delle associazioni di volontariato sociale. Anche io mi occupo di volontariato, infatti mi occupo di un'associazione ACHIMO, Associazione Calabrese Malati Oncologici, e presso questa associazione praticamente presto la mia opera di psicoterapeuta oncologica. Questa è una maniera di dimostrare come le donne nella loro articolazione diventano parte attiva della realtà sociale di un territorio. Sì, credo proprio questo, che la donna deve darsi un impegno nella realtà sociale. Noi dobbiamo farlo. Guardi, io le dico una cosa, io ho fondato l'associazione ACHIMO a seguito di un grave lutto, è morto mio marito di leucemia. Invece di sprofondare nella sofferenza, mi sono detta che dovevo fare qualcosa per questo territorio. La cosa che mi riesce meglio, perché mi riesce bene fare la psicoterapeuta, e mi sono specializzata nella psicoterapia oncologica per dare una mano, un sostegno a questo territorio. E anche a Bovalino nel Regino si è celebrato l'8 marzo all'Istituto La Cava di scena Romeo e Giulietta. E poi tanti canti e tante musiche a sostegno delle donne afghane e iraniane. 8 marzo, festa della donna, la donna protagonista sempre, non solo per un giorno. Era questo il titolo dell'incontro che si è svolto ieri presso l'Istituto La Cava di Bovalino, nell'Aula Magna. Un percorso con canti, musiche, letture a sostegno delle donne iraniane ed afghane, e poi anche interventi teatrali a cura degli alunni dell'istituto, coordinati dalla professoressa Patrizia Cicciarello con il supporto della professoressa Lucia La Tegola.
E poi lo spettacolo finale teatrale in lingua inglese Romeo e Giulietta a cura della professoressa Carmelina Novella. Tra gli interventi abbiamo registrato quello del sindaco del comune di Bovalino, Vincenzo Maesano, della dirigente scolastica Rosalba Antonella Zurzolo e del vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva. La giornata internazionale dedicata ai diritti delle donne è una giornata ormai diventata non soltanto importante ma simbolicamente anche una giornata dove ribadire non tanto una festività ma proprio un modo di vivere che deve vederci sempre vicini a quelle che sono le diverse esigenze e le diverse situazioni che spesso e volentieri colpiscono e caratterizzano, in questo caso, dato che si tratta della donna, nobilitano anche la nostra società. La donna è l'essere umano che dà la vita e quindi già per questo merita di essere onorata, di essere anche apprezzata, non soltanto in un giorno. Diciamo che oggi si discute, oggi si simbolicamente si ricorda questi diritti, i diritti delle donne, per dare un calcio, mi piace proprio dire questo, a tutto ciò che spesso e volentieri la donna deve subire da situazioni sociali o sociologiche che l'hanno accompagnata nel corso degli anni, dal femminicidio alla violenza sulle donne in genere e a tante altre situazioni dove vedono la donna magari non avere le stesse opportunità che invece hanno gli uomini. Quindi una giornata certamente fondamentale, ed è fondamentale festeggiarla o comunque ricordarla nell'ambito scolastico, perché le nuove generazioni devono dare ancora di più la spinta verso questa attestazione di amore e di vicinanza nei confronti dei diritti delle donne. Non bisogna aspettare l'8 marzo per dedicare attenzione a noi donne. Lo si fa in maniera particolare oggi, sottolineando che la figura femminile ha un'importanza fondamentale nella vita degli uomini, dei ragazzi e delle famiglie, che la donna è mamma, è amica, è donna, è professionista, è sorella ed è una persona speciale di cui la società non può fare a meno. La donna è forte e quello che succede oggi nel nostro istituto vuole essere la rappresentazione simbolica di ciò che la donna effettivamente può con il suo coraggio e con la sua forza di vivere. Presenti nell'Aula Magna c'erano, oltre al folto pubblico, anche tante associazioni cittadine. E ancora, in occasione della Festa della Donna a Reggio Calabria, sfilate di ben 76 Fiat 500 e altre auto d'epoca per un raduno. Partite da Villa San Giovanni. Una bella iniziativa quella di oggi qui al centro commerciale. Ecco. Assolutamente sì, una bellissima iniziativa in collaborazione con Fiat Raduno 500, rappresentato insomma dal signor Polimeni, che ringraziamo tantissimo per l'organizzazione di questa giornata a Perla dello Stretto. Un bel pubblico gremito appunto di questi signori appassionati che oggi hanno portato chiaramente le loro consorti, le loro mogli, per festeggiare appunto la Festa della Donna. E oggi siamo contenti e facciamo un plauso tutti quanti insieme a questa bellissima manifestazione che veramente ha coinvolto tanta gente, ha portato qui bellissime macchine. Insomma, siamo veramente molto contenti. Auguri a tutte le donne. Notevole pubblico, ecco, questo pomeriggio qui a Centro. Assolutamente sì, ed è compito e doveroso da parte nostra complimentarvi con tutti i partecipanti. Oltre 60 iscritti, mi pare che diceva l'organizzatore, per il dottor Polimeni. Davvero un entusiasmo, una passione verso questo mondo che onestamente sconoscevo. Ormai lui è partner del centro commerciale con la sua associazione da diversi anni, per me è il primo anno e sono veramente emozionato da quello che mi hanno trasmesso oggi i partecipanti. Veramente complimenti a tutti. Te Polimeni, ancora un grande successo questo raduno, ecco, chiamiamolo l'invernale, che si apre la stagione dei raduni. Sì, riapriamo il nostro tour, già l'abbiamo aperto col primo dell'anno, col tour mare di Capodanno. E siamo arrivati alla quarta tappa con bellezze 500 in tour 2023. Oggi ci troviamo alla Perla dello Stretto. Nonostante la giornata lavorativa abbiamo registrato 67 macchine
e non ho parole per ringraziare tutti i partecipanti, tutti i soci del Fiat 500 Club Italia che sono stati presenti oggi all'appello dello Stretto. Un ringraziamento lo voglio fare al direttore, alla direttrice, alla dottoressa Sonia Chillè, che veramente ha creduto in questo progetto e continua a credere. Di quello che abbiamo fatto oggi è stata la prova lampante proprio di tutte queste macchine, oggi mercoledì 8 marzo, Donne Rose Mimosi 500. Grazie a tutti, grazie alla Perla dello Stretto, viva la 500, viva il Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Reggio Calabria e tutti i partecipanti, è stata presente tutta la provincia, Palmi, Polistena, Gioia Tauro, tutti, la Ionica, Melito Portosalvo, tutti presenti, grazie a tutti ancora. Le donne sono le cose più belle che esiste al mondo. Non ci ma tu le ami tanto le donne? Tanto tempo fa sì, adesso un po' meno perché con l'età bisogna andare piano. Siamo giunti all'ultima notizia, Gerace nel Regino sarà la location di un film, Il mio posto è qui. Scritto e codiretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, prodotto da Orisa Produzioni e finanziato da Calabria Film Commission. È stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il comune di Gerace il film Il mio posto è qui, prodotto da Orisa Produzioni e finanziato dalla Calabria Film Commission, le cui riprese sono in corso in questi giorni proprio nel borgo medievale. Alla conferenza stampa hanno partecipato i coregisti Cristiano Bortone e Daniela Porto e anche i protagonisti Ludovica Martino e Marco Leonardi, il sindaco di Gerace Giuseppe Pezzimenti e il commissario straordinario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande. No, non è la prima volta, il quarto film che faccio in Calabria, sono felicissimo, orgogliosamente amo raccontare la Calabria, quindi mi trovo qui a Gerace con il film diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto. Io, il personaggio è Lorenzo, l'organizzatore di matrimoni, l'omosessuale in una Calabria patriarcale, quindi è stato un periodo molto difficile per Lorenzo perché le ingiustizie, gli insulti, non veniva accettato. Lui ha una grande forza e voglia di rivalsa, quindi rimane nella Calabria e prende appunto la posizione di organizzatore. E c'è questo rapporto di amicizia molto pulito, molto bello nei confronti di Marta, una giovane ragazza, una ragazza madre. Quindi lui, avendo vissuto tutte le difficoltà che si potevano avere in quel periodo le va incontro e cerca di aiutarla. Otto in questo momento, in realtà sono previste 57-50 produzioni, 124 richieste con il bando 2022 e sono stati finanziati e approvati 50 progetti, un record assoluto senza precedenti che fa della Calabria Film Commission una delle Film Commission italiane più attive e più competitive. Gerace è già stato scenario, teatro di un progetto anche importante di Film Commission, perché Film Commission non è solamente film, Film Commission si occupa di cortometraggi, di lungometraggi, di fiction, di piattaforme internazionali ma anche di videoclip. Lo scorso maggio è stato girato quasi completamente insieme all'altro, un altro bellissimo borgo che è Scilla, il video di Alla Salute di Giovanotti, quindi un borgo che si presta perché è un borgo medievale di straordinaria bellezza. Quindi Film Commission ha questo ruolo importante, quello non solo della promozione del territorio come bellezza paesaggistica, ma di promuovere il territorio per tutto ciò che di culturale alla Calabria può vantare millenni di storia, sia da un punto di vista antropologico, culturale, architettonico e artistico. Mi avevano detto appunto che era uno dei borghi più belli d'Italia, effettivamente si conferma essere così, è bellissimo, è un borgo medievale in cui stiamo girando in una Gerace per il film appunto ricostruita negli anni 40 minuziosamente, però conserva quell'identità di borgo meraviglioso che fondamentalmente ha bisogno di veramente poco perché è già magico di suo, quindi mi hanno colpito tanto gli abitanti, mi ha colpito la comunità, l'accoglienza, il calore che ci stanno dando in questi giorni, sono estremamente gentili e servizievoli e non mi aspettavo un'accoglienza così veramente calorosa. Ho fatto tanti film fuori e forse è la prima volta che veramente mi sento quasi a casa, in famiglia, ecco. Termina qui il nostro telegiornale e vi lascio ora con le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie per essere stati con noi.
Oggi a Cutro, tra le proteste di molti cittadini scesi in piazza per manifestare contro il governo dopo il naufragio costato la vita a 72 migranti, è stato il giorno dell'atteso Consiglio dei Ministri che si è riunito eccezionalmente nel comune calabrese. Il governo ha varato un nuovo decreto in tema di immigrazione. Il provvedimento prevede fino a 30 anni di carcere per gli scafisti, potenzia la sorveglianza marittima con un ruolo di coordinamento affidato alla Marina e i centri permanenti di rimpatrio anche in deroga alla legge. Ma il dramma dei migranti non conosce tregua. A Lampedusa da ieri si contano decine di sbarchi e il centro di accoglienza è ormai al collasso. Oltre 1200 i naufraghi arrivati in poche ore. L'ultimo barchino soccorso dalla guardia costiera trasportava un cadavere. L'hotspot starebbe ospitando 1400 persone a fronte di una capienza di 400. Ancora esplosioni a Kiev stamattina dopo il massiccio attacco russo in tutta l'Ucraina della scorsa notte con 81 missili russi, 6 dei quali ipersonici a capacità nucleare. 5 morti a Leopoli, 1 a Dnipro e 3 a Kherson. Nella capitale il 40% dei residenti è rimasto senza riscaldamento. Anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia è senza elettricità dopo l'attacco. Per l'Unione Europea la situazione è molto pericolosa e l'alto rappresentante per la politica estera Borrell avverte: il rischio di un incidente nucleare è molto aumentato nelle ultime ore. Per l'ufficiale di Marina Walter Biot, accusato di spionaggio, la Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo. Secondo la ricostruzione del PM, Biot nel marzo del 2021 avrebbe ceduto in cambio di denaro documenti riservatissimi a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia. Nel 2022 il recupero dell'evasione fiscale ha toccato una cifra record, è il numero più alto di sempre, pari a 20,2 miliardi di euro. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, presentando l'attività dello scorso anno. Intanto il vice ministro dell'Economia, Leo, ha confermato che la prossima settimana è attesa in Consiglio dei Ministri la riforma fiscale. Gli atti dell'inchiesta Covid, trasmessi per competenza territoriale dalla Procura di Bergamo, sono al vaglio degli inquirenti della Procura di Roma. Il dossier riguarda 13 persone indagate, tra questi gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin, oltre a funzionari di vertice e tecnici del Ministero della Salute per omissione di atti d'ufficio in relazione al mancato aggiornamento del piano pandemico. Tra i reati che sono stati contestati a vario titolo dai pubblici ministeri lombardi ci sono anche il falso e la truffa. I magistrati della capitale valuteranno nei prossimi giorni le diverse posizioni per stabilire se formalizzare o meno l'iscrizione delle ipotesi d'accusa anche a Roma. Blitz dei carabinieri contro la 'ndrangheta Gioia Tauro. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria ha colpito le cosche Piromalli e Molè, due dei gruppi storici della 'ndrangheta. Sono complessivamente 59 gli indagati e 49 gli arrestati. I reati contestati sono associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, narcotraffico, porto e detenzione di armi comuni e da guerra. Coinvolti anche un finanziere di 49 anni, Salvatore Tosto, e un sacerdote, Don Giovanni Madafferi, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Castellace.